Ciao a tutti, eccoci qua. È la settimana di Juventus-Inter, lo sappiamo alla perfezione, però all'interno di questo percorso che ci porterà alla partita voglio anche attraversare, affrontare altre tematiche e credo che oggi ci sia veramente una chicca da poter citare. Perché? Perché c'è stata una bellissima intervista di Matteo Tognozzi rilasciata a Tutto Sport, di cui magari vi lascio pure il link qui sotto in descrizione, perché secondo me è necessario anche leggerla. Io adesso andrò a fare il passaggio in un paio di punti che mi sono piaciuti in particolar modo e che ritengo importanti anche per la Juventus di oggi. Sappiamo bene che Tognozzi è stato il capo dell'area scout della Juventus per 6 anni e mezzo e invece quest'anno a ottobre ha deciso di diventare direttore sportivo del Granada all'interno della Liga. Quindi passare da capo scout, responsabile capo scout, a direttore sportivo, quindi leader di un'area sportiva, è stato un passaggio che lui definisce fondamentale per quella che è la sua formazione. Tra l'altro Tognozzi è un giovane perché ha soltanto 36 anni e Tognozzi dice già 15 anni che lavora all'interno del settore calcio, quindi davvero tanta roba. È iniziato soltanto a 19 anni, io ricordo i miei 19 anni e mai sarei stato in grado di poter fare un lavoro di questo tipo, probabilmente, anzi senza probabilmente, non ne sarei in grado nemmeno adesso in questo momento perché non ne ho le competenze, però per iniziare a 19 anni un percorso di un certo tipo bisogna essere veramente bravi e credo che il lavoro di Tognozzi si sia visto alla Juventus e secondo me infatti è stata una grande, grandissima perdita. Quindi Tognozzi lascia la Juve non perché non era più attratto dalla Juventus o roba del genere, ma semplicemente perché dal punto di vista professionale ha avuto un'offerta differente che lo ha stimolato particolarmente e ce ne eravamo fatti un'idea già quando era uscita la notizia in precedenza, perché un conto è essere il responsabile scout, un conto invece è gestire l'intera area sportiva e alla Juventus quel ruolo era stato affidato a Manna e a Giuntoli. Ricorderete che quest'estate c'è stato questa serie di vicissitudini che ha portato la Juventus a riformare tutta l'area sportiva dal punto di vista dirigenziale. E poi ci sono degli aneddoti, Tognozzi racconta di come si è ritrovato all'interno di situazioni un po' particolari per portare alcuni calciatori alla Juventus. Uno, per dire, Kai Jorge in Brasile, durante la trattativa che ha portato Kai Jorge alla Juventus c'erano delle restrizioni importanti per via del Covid. Ricorderete che infatti in quell'estate lì era molto complicato viaggiare e Tognozzi ha detto che per evitare la quarantena in Brasile si sarebbe dovuto fermare al massimo 5 giorni. Ecco, le trattative sono andate per la lunga con la famiglia anche di Kai Jorge, quindi Tognozzi si è ritrovato a passare un Ferragosto in quarantena all'interno di una camera del J Hotel. Io ricordo bene quell'anno, i momenti in cui si parla di Kai Jorge alla Juventus, perché io invece ero in ferie, facevo i video dalla Sicilia, ero, mi pare, in Sicilia o in Sardegna, uno dei due, perché ho fatto un anno uno, un anno l'altra, e quindi comunque ricordo che ero in spiaggia quando facevo i video su Caio. E Tognozzi sottolinea come in realtà sia molto importante da questo punto di vista andare a convincere i giocatori e le famiglie andando a proporre quello che è il miglior progetto sportivo in assoluto per il giovane di turno. Ecco, infatti fa anche l'esempio di alcuni giocatori come Sule, come Huijsen, come Yıldız, quindi tutti i giocatori che la Juventus in questo momento si sta godendo, no? Dal punto di vista del cartellino sono giocatori chiacchierati, sono giocatori importanti. Sule in questo momento sta facendo la sua prima stagione da protagonista in Serie A, gli altri sono giocatori appartenenti alla prima squadra della Juventus e tra l'altro si mormora addirittura che Yıldız possa partire titolare nella sfida tra Juventus e Inter di domenica sera per via delle tante assenze che vanno ad attanagliare la Juventus. Per me sarà molto difficile vedere Yıldız titolare dal primo minuto, però è anche vero che se davvero non recupereranno tanti centrocampisti come Locatelli o Miretti potrebbe esserci la necessità di inventarsi qualcosa e chissà che non possa essere un 3-4-1-2 con Yıldız dietro ai due attaccanti per andare a schermare Çalhanoğlu, perché Allegri ha sempre preparato così in questo modo le partite con l'Inter, un giocatore fisso a uomo su il vertice basso del centrocampo nerazzurro, prima Brozovic e ora appunto
Çalhanoğlu. Tra l'altro Tognozzi racconta di come si è ritrovato all'interno di una tormenta di neve per andare a vedere Huijsen, perché c'era questa tormenta ma doveva andare a vedere Huijsen all'interno di una partita. Tra l'altro diceva che era proprio in Spagna, dove è poi andato a lavorare a Granada, era proprio lì che ha visto questa partita all'interno di una tormenta. E poi ci sono degli aneddoti legati a Vlahovic. Dice quello di Vlahovic è stato un rapporto che ci siamo costruiti con gli agenti pian pianino per poi andare a sferrare il colpo decisivo a gennaio. Siamo riusciti ad andare a prendere Vlahovic perché nel frattempo avevamo costruito questo rapporto con gli agenti e avevamo creato quella fiducia nella Juventus. Parla di Yıldız e dice: Yıldız alla Juve lo andiamo a chiudere nei giorni in cui Saliamizic è a Torino per comprare De Ligt, e in quel momento lì si parlava tantissimo di Yıldız al Barcellona, noi gliel'abbiamo lasciato credere perché sennò poteva andare a compromettere la trattativa che ha portato De Ligt al Bayern, e noi avevamo necessità di guadagnare quei soldi, quegli 80 milioni di euro per la cessione dell'olandese, e quindi non abbiamo detto che in realtà eravamo noi sul giocatore che l'avremmo strappato a parametro zero, per non andare a incrinare anche un po' i rapporti tra le società. Parla di Sulé, dice: Sulé, io la prima volta che lo vedo dal vivo aveva 11 anni in un Vélez Boca, quindi una partita che probabilmente fai anche un po' fatica, no, a dare dei giudizi definitivi su alcuni calciatori. Certo, Sulé è uno di quelli che tocca la palla in maniera differente, infatti Tognozzi diceva era una partita tra ragazzi di 12 anni e Sulé ne aveva 11, perché già giocava sotto età e si vedeva già la differenza, quindi ce lo siamo segnati, l'abbiamo lasciato lì, l'abbiamo lasciato fermentare, quando è stato ora ci siamo fiondati sul giocatore e c'erano già 10-12 club, top club europei, pronti a fare carte false per lui. E poi racconta anche un pochettino quello che è stato una sorta di fallimento, anzi due, dal punto di vista di giovani talenti che potevano arrivare alla Juventus e che non sono arrivati, e che oggi sicuramente sono tra i talenti più luminosi in Europa e nel mondo. E Tognozzi dice: non è come il mercato dei grandi in cui c'è tutto il tempo per apparecchiare la trattativa, quello dei giovani da un giorno all'altro può cambiare tutto, possono esserci veramente delle montagne russe incredibili. E dice: ci sono sia Bellingham che Haaland, che erano stati due nomi importanti per la Juve, ci siamo incontrati, ne abbiamo discusso, addirittura con Bellingham nel 2019 ci siamo stati vicini, ne abbiamo parlato con la famiglia, una famiglia straordinaria, poi lui ha deciso di rimanere al Birmingham per continuare questo suo percorso di crescita, e guardate invece oggi dove è arrivato. Quindi tre anni e mezzo fa Bellingham poteva essere un giocatore della Juventus, Tognozzi l'aveva visionato e aveva in mente di andarselo a prendere. Potrebbe immaginare oggi un giocatore come Bellingham in rosa quanto sarebbe stato meraviglioso. Poi ovviamente ci doveva essere in mezzo il percorso di crescita del ragazzo per portarlo esattamente a quella che è la sua forma di oggi, quindi tutto il percorso al Dortmund è stato sicuramente non importante, ma di più per il ragazzo. E invece per Haaland dice: eravamo lì, avevamo incontrato il ragazzo e lo volevamo prendere, tra l'altro una delle prime operazioni in assoluto di Tognozzi alla Juventus, però dice Tognozzi, Haaland era stato visionato per l'Under 23, avevamo in mente di prenderlo per la primavera addirittura, ma era stato etichettato come un colpo troppo oneroso per non essere della prima squadra, e quindi lasciamo perdere tutto. Poi a un certo punto iniziò a giocare, il Salisburgo si fionda sul calciatore, chiude la trattativa e il resto è storia, e Haaland diventa il capocannoniere del Manchester City, campione d'Europa dopo qualche anno. Tognozzi dice: questa cosa invece è avvenuta nel novembre 17 e io me lo ricordo, mi ricordo anche questo perché una vigilia di Natale mi pare, o un 23 di dicembre, o un 23 o un 24, era uscita questa notizia di Haaland alla Juventus, e io ricordo che stavo uscendo da lavoro e feci il video mentre uscivo da lavoro barra in macchina dicendo appunto questa roba qua, e che si cercava un giocatore in prospettiva per sostituire Higuain.
Guardate un po' che cos'è successo dopo. Però Tognozzi questi nomi li ha scovati, li ha identificati, ha parlato anche con i giocatori, ha parlato con le famiglie, e poi le trattative però non si sono concluse. E Tognozzi dice: sì, d'accordo, è un peccato che alla fine non sia andato in porto, però c'è la consapevolezza anche di aver lavorato bene, aver identificato quei nomi prima degli altri e averci almeno provato. Poi, come dicevo prima, lui dice: il mercato dei giovani cambia molto molto velocemente. Poi conclude dicendo che secondo lui la figura di Massimiliano Allegri è la migliore per tirar fuori il meglio da questi giocatori. Io sono sempre di quell'idea, per me Allegri non detesta i giovani, cioè io ho visto Allegri far giocare tante volte dei giocatori giovani, però Allegri quando li fa giocare vuole un background precedente. Gli unici due, se vogliamo, in cui ci sono state delle eccezioni vere e proprie sono stati Fagioli e Miretti, perché Miretti non aveva mai avuto una storia prima della Juventus. Fagioli ha avuto quell'anno in prestito alla Cremonese, sono diventati due giocatori che comunque sono sempre più presenti all'interno delle gerarchie. Però se penso ai vari Dybala, Vlahovic, Pogba, Morata, sono tutti giocatori che hanno giocato da giovani con Allegri. Allegri ha dato fiducia a tutti questi, ma prima hanno avuto un'esperienza: Dybala al Palermo, Pogba alla Juve con Conte, Morata al Madrid, Vlahovic alla Fiorentina, dove era diventato un giocatore che segnava raffiche ed era il leader del campionato. Quindi secondo me serve quel passaggio intermedio prima di dare in mano ad Allegri determinati giocatori, come possono essere Sulé, Yıldız, Suizen. E infatti Sulé in questo momento in prestito al Frosinone, per me è la soluzione migliore per il ragazzo. E quando vedo Ealing Junior fare le ragnatele in panchina penso: cavolo, farei la stessa cosa con lui, perché piuttosto che tenerlo lì a marcire mi piacerebbe vederlo in un'altra squadra, vederlo valorizzato, vedere un po' quali sono le sue qualità fuori da un contesto con tanta pressione come quello della Juventus. Quindi secondo me sono molto interessanti queste cose, veramente molto interessanti. E Tognozzi dice anche una cosa importantissima: prima di me la Juve non era mai stata così vicina a raccogliere i frutti del lavoro relativo allo scouting, alla compravendita di giocatori giovani, e invece adesso possiamo veramente vedere un club che basa tanto la ricerca del talento anche come base per il futuro, per non andare più sul mercato. Parla del progetto Next Gen, parla invece dei giocatori che sono arrivati in prima squadra. Io da questo punto di vista sono molto d'accordo, perché negli anni precedenti mi ero lamentato tanto di questa cosa, cioè che la Juventus parlasse molto di andare a prendere dei giocatori, di andare a inserire, di farli crescere, che però poi l'output effettivo di giocatori che arrivavano in prima squadra al vivaio era basso, perché prima di questa ondata degli ultimi due anni e mezzo, facciamo tre, prima squadra dal vivaio chi era arrivato? Ken, Marchisio, Giovinco, e anche lì perché era successo qualcosa dal punto di vista di penalizzazioni per la Juventus, e quindi Marchisio, Giovinco, De Ceglie avevano trovato più spazio che diversamente non avrebbero trovato all'interno della Juventus. Mi viene in mente Spinazzola a tratti, mi vengono in mente veramente pochissimi giocatori, Frabotta se vogliamo nell'anno di Pirlo, ma Desaparecido, il giocatore che probabilmente non era nemmeno pronto e lo ha dimostrato poi con la seconda parte di carriera. Insomma, si vedeva poco, davvero poco, di quel lavoro che la Juventus diceva di aver fatto negli anni. Invece quello di Tognozzi è stato un lavoro che stai vedendo, e lui ha fatto il prossimo nome dicendo: il prossimo che vedrete venire fuori, che ho portato io alla Juventus, che ho gestito io, è Nonge Buende, che sarà sicuramente aggregato alla trasferta, anzi alla partita in casa con l'Inter. Perché? Perché in questo momento siamo carenti di centrocampisti tantissimo, tanto che dovrebbe giocare per comporre una mediana 3 sicura Nicolussi Caviglia, che fino adesso ha giocato troppi pochi minuti, ne avrà giocati 10-5 con il Cagliari l'ultima partita e basta. Nicolussi, Rabiot, McKennie, con il dubbio legato a Miretti, con il dubbio legato a Locatelli, con tanti 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 dubbi. Insomma, vi lascio l'intervista qui sotto in descrizione, fateci un salto, andate a dare una bella letta, perché secondo me è molto molto interessante. E poi di Juventus Inter avremo modo di parlare comunque nelle prossime ore, perché la partita sta arrivando, ma non dobbiamo dimenticarci che questa qui sarà una partita tra virgolette usa e getta, perché come tutte le partite durerà 90 minuti, anche se la posta in palio secondo me non sono soltanto i tre punti. Invece il futuro della Juventus, tutti questi giocatori giovani che andranno a comporre la Juventus del domani, beh, secondo me sono argomenti decisamente più importanti.